Signore e signori, buonasera e benvenuti alla rubrica Ragazze e ragazze in primo piano. Una manifestazione, una trasmissione che si propone di valorizzare quei giovani che sicuramente hanno spirito di iniziativa e che vogliono dare lustro al nostro territorio. E incomincerei con Laura Pulicetto, una delle personalità più in vista del mondo artistico del messinese e non solo, direi anche della Sicilia orientale. Laura Pulicetto è una ragazza che racchiude in sé bellezza e intelligenza. Dalle fattezze di una Madonna botticelliana, Laura è al tempo stesso una modella, una cantante, un'attrice e una presentatrice che la rendono una figura di spicco nel panorama artistico regionale. Diamo il benvenuto a Laura Pulicetto e le propongo già una prima domanda. Da cosa nasce una così grande versatilità? Intanto buonasera, per me è un piacere oltre che un onore essere qui e soprattutto condividere questo momento piacevolmente in sua compagnia. Non è soltanto un'intervista, ma una chiacchierata amichevole. Già da tempo ci accomuna questa grande passione di, insomma, scambiare quattro chiacchiere. Diciamo che sono una figlia d'arte, mio papà è un professore di musica e mi ha iniettato nel sangue la grande passione per lo spettacolo, non soltanto per la musica ma per l'arte in generale. Infatti all'età di 6 anni ho fatto il primo provino proprio a Messina con Nico Zancleon, un famoso attore, e lui mi disse: tu sei portata, quindi perché no, voglio darti veramente una mano, voglio introdurti in questo mondo, è pericoloso, però se tu ce la metti tutta ci puoi riuscire. E da lì ho mosso i primi passi partecipando a dei casting, ho fatto il primo film all'età di 8 anni, Il mare è la mia vita, e diciamo che poi la strada è stata in salita, però è stato veramente tutto molto interessante, intrigante, ho cercato sempre di migliorarmi e quindi oggi sono qui e con un po' di esperienza in più posso dire che è quello che effettivamente volevo fare, conciliando sempre altri interessi, ma soprattutto lo studio che, come lei ben sa, per me è una priorità. Le qualità non le mancano. La domanda successiva è proprio frutto della sua poliedricità: moda, musica, teatro, cinema. Come si riescono a conciliare in una persona dalla grande versatilità come lei? Sicuramente è difficile trovare il tempo e soprattutto migliorarsi in tutto. Sarebbe più semplice forse specializzarsi in un unico campo, però mi è sempre piaciuto avere, ecco, quel qualcosa in più che magari mi distingue dagli altri. Non mi sono mai lasciata impaurire da un nuovo mondo, anzi ho cercato sempre di cogliere l'occasione al volo quando mi si è presentata. Non soltanto sfilate di moda, all'età di 16 anni ho calcato la prima passerella, era un concorso effettivamente molto semplice, molto... sì, esatto, ho fatto all'età di 16 anni anche il primo concorso che era stato Miss e Mister Studente, diciamo Pietro Maggio era il licenziatario, e da lì ho iniziato a essere effettivamente chiamata per i vari book fotografici, infatti per me è stato quello un vero trampolino di lancio per farmi conoscere sul mondo, nel mondo del web, perché si sa oggi è importantissimo avere questa pubblicità. E nel frattempo ho conciliato altri interessi, quelli la musica, sempre accompagnata dal papà, quindi ero ospite magari in degli spettacoli canori, e del teatro sempre aiutata da Nico Zancle che mi proponeva effettivamente vari casting. Sono stata anche a Napoli per il doppiaggio del film con effettivamente attori anche di un certo livello, quali Mario Donatone che ha fatto, è l'attore del Padrino parte terza, quindi per me è stato veramente un grande onore e non mi sono mai lasciata spaventare dal nuovo mondo che si poteva presentare, anzi sempre ben felice di fare esperienze nuove. E questo è molto importante. E proprio sulla scorta di quello che ha detto poc'anzi, quali devono essere i requisiti di una persona della sua qualità, del suo calibro, che appunto deve possedere per avere successo in questi campi solo menzionati? Ma sicuramente oltre la versatilità, la poliedricità, ci vuole grande umiltà, perché è difficile oggi riuscire a spiccare.
Non tanto per la bellezza fisica, perché indubbiamente quella ci vuole. Il primo impatto è questo, si guarda appunto il modo, i movimenti, il modo di porsi, ma sicuramente penso che oggi sia importante la cultura, quindi conoscere, sapere, sapersi relazionare con gli altri, saper comunicare. E quindi penso che questo sia fondamentale e sia, ecco, quel qualcosa in più che permette effettivamente di riuscirsi ad affermare in un mondo difficile come quello dello spettacolo. Avere alla famiglia, alle spalle una famiglia che segue, quindi come nel mio caso, che mi segue in tutto quello che faccio, è stato per me effettivamente fondamentale perché mi ha sempre aperto gli occhi su quelli che potevano essere i pericoli, le difficoltà da affrontare, però è stato al mio fianco per festeggiare nel momento in cui c'era effettivamente un bel traguardo raggiunto, comunque ecco, una fascia vinta o un trentellò dell'università, insomma. Una fila del tutto motivante. Esatto, sì, indubbiamente. Lei è un'attrice cinematografica, teatrale. Sono due mondi complementari e antitetici. Che cosa rappresentano per lei questi mondi? Sicuramente sia il teatro che il mondo cinematografico mi permettono di esprimere al meglio le mie qualità artistiche. Posso interpretare personaggi che mi appartengono, ma anche personaggi che non mi appartengono, senza la vergogna, ecco, di mettermi in gioco, perché è sempre una sfida. Poter interpretare un personaggio significa entrare nelle vesti del personaggio e soprattutto interpretare ciò che il regista veramente vuole. Mi è capitato di interpretare anche personaggi drammatici, quindi dover piangere o far finta di piangere non è stato sicuramente semplice. Sicuramente la scena non è stata, ecco, buona al primo ciak, però dopo il terzo quarto ce l'abbiamo fatta. Per me è stato effettivamente difficile perché mi sono messa alla prova. Però una volta, ecco, che ho effettivamente sono riuscita, per me è stata una grande soddisfazione perché sono alle prime armi, però interpretare vari ruoli diciamo, mi è costato molto, però è stato sicuramente importante e bello. Mi sono anche divertita, ecco. Questo è importante, il divertirsi in primis. Senta, facciamo un'altra domanda su un altro settore, un po' che rappresenta un po', come dire, croce e delizia un po' di contesti anche locali. Io mi riferisco ai concorsi di bellezza. Immaginavo, non so perché. Visto che lei ne ha fatti tantissimi, mi fa una valutazione su questi concorsi di bellezza? Faccia, come dire, un bilancio di ciò che è stato un po' la sua militanza in questi concorsi di bellezza. Sicuramente oggi di concorsi di bellezza ce ne sono tanti, non tutti validi, perché molti nascono così come funghi dall'oggi al domani. Ma servono per fare esperienza, per imparare quello che è il mondo effettivamente dello spettacolo, soprattutto della moda. Non è importante soltanto la bellezza, perché i prerequisiti fisici ci vogliono, però di fronte ad una giuria che valuta la ragazza, bisogna anche sapersi esprimere, saper parlare. Infatti l'ultimo concorso che, diciamo, a cui ho partecipato è stato The Look of the Year, un concorso di portata internazionale, dove venivano valutati effettivamente diversi requisiti, non soltanto la bellezza fisica, quindi bisognava colpire la giuria ed era, diciamo, molto particolare. Tanti sono i concorsi sicuramente che oggi nascono e ci sono, servono per fare esperienza, come dicevo prima, infatti io ho iniziato all'età di 17 anni, 16-17 anni, e da lì via via dicendo ho fatto diverse finali anche internazionali, sono stata a Torino, sono stata anche a Faenza, sono stata a Caserta. Sicuramente ho conosciuto tante persone, anche modelle oggi affermate, però mi sono resa conto che è difficile potersi effettivamente affermare perché i pericoli sono tanti, bisogna stare attenti ad avere, diciamo, effettivamente a conoscere chi c'è dietro il concorso, perché spesso non è lo scopo quello di far divertire o comunque di mettere in mostra effettivamente le qualità, le doti della modella, ma piuttosto è uno scopo di lucro, quindi è importante rimanere attenti e stare attenti soprattutto a quella che è la finalità. Poi avere un obiettivo chiaro, un obiettivo da raggiungere, dobbiamo averlo tutti.
insomma, se ne vale la pena, perché no, provare e poi scegliere quelli che effettivamente ne vale la pena, scegliere quelli che sono effettivamente i concorsi che vale la pena provare, ecco, perché no, per un'esperienza nuova ci sta, Esatto, e poi come sicuramente. sostengo sempre io, i concorsi di bellezza fino a un certo punto, dove che occorre costruirsi una propria personalità professionale legata magari a quel profilo settoriale. E a proposito proprio della moda, quali requisiti occorre che una modella abbia per poter proprio sfondare nel mondo della moda? Perché tutti si approcciano a questo mondo della moda, ma in effetti, molti si limitano soltanto all'aspetto fisico. Penso che ci voglia di più e lei sicuramente lo sa. Sì, sicuramente l'aspetto fisico, come dicevo anche prima, è fondamentale, soprattutto se parliamo di alta moda. Quindi l'altezza, è importantissima, le ragazze devono avere almeno un'altezza di 1,75 m, senza ovviamente tacchi, quindi un fisico lineare. E poi è importante seguire un'alimentazione corretta e sicuramente fare attività fisica, perché è un giusto binomio che non porta al benessere della persona indipendentemente comunque dal settore della moda. E poi tante altre qualità che dipendono effettivamente la capacità di saper comunicare, perché una modella non soltanto indossa degli abiti, ma deve convincere l'acquirente che quell'abito effettivamente abbia delle giuste, diciamo, un tessuto, ecco, magari non so, che possa valorizzare il suo fisico, dei colori che vadano di moda in quel periodo determinato. Insomma, è importante che sia anche una brava comunicatrice col suo corpo, ma anche con il suo modo di fare, con la sua grazia in passerella. Deve saper coinvolgere tutti e soprattutto gli acquirenti del capo, direi, che viene Esatto. E a presentato. proposito di comunicazione, secondo lei quanto conta il linguaggio espressivo e quanto conta il linguaggio delle immagini? Sicuramente oggi, che conta più non l'essere, ma il divenire, viene valorizzato particolarmente quello dell'immagine, anche se io sono un po' di vecchio stampo, direi così, prediligo il linguaggio, quindi la comunicazione verbale. Non per altro mi sono di recente accostata alla presentazione di Talent. Per me è stata un'esperienza nuova che mi ha aiutato a crescere e soprattutto a capire l'impatto con il pubblico. Quindi quanto è importante saper coinvolgere, porre delle domande, essere una brava comunicatrice, una brava anche oratrice a volte, perché non è semplice intrattenere e soprattutto far divertire. Quindi direi che oggi più che l'aspetto fisico, quindi la comunicazione effettivamente tramite il fisico, il Esatto. corpo, mettersi in mostra in questo senso è sicuramente importante per chi ha le qualità, le doti, lo può fare. Ma ancora di più penso che una mente attragga di più di un corpo. Sicuramente, proprio perché lei ha delle doti culturali non indifferenti, diciamolo, è anche una studentessa universitaria, vogliamo dire la facoltà Sì. a cui ha avuto Sì, accesso. sono iscritta al secondo anno in Scienze Tecniche Psicologiche all'Università di Messina. Il prossimo anno partirò per l'Erasmus, sarò in Spagna. Ho fatto il colloquio, diciamo, un mese fa, quindi Bene, sono contenta. ecco, l'elemento culturale legato alla sua futura professione. Normalmente una studentessa sarà una dottoressa in scienze tecniche psicologiche. E come riesce a conciliare anche quest'altra fetta professionale della sua vita? Sarà difficile, su questo non ci sono dubbi, però ho sempre pensato che soffermarsi su un solo ambito non mi avrebbe portato a sentirmi viva come faccio oggi. Mi piace infatti conoscere nuovi mondi, mettermi così alla prova. Mi piacerebbe diventare una neuropsicologa, quindi farò la specialistica, diciamo, fuori dalla Sicilia perché qui non c'è questa facoltà. Però nel tempo libero, magari nel fine settimana, quando non avrò degli impegni lavorativi, perché no, vorrei dedicarmi ancora a questa mia grande passione che è il mondo dello spettacolo, dell'arte, della cultura, e quindi potrebbe essere una buona occasione, ecco, per conciliare l'utile e il dilettevole. Lei ha parlato di Erasmus, di questa voglia anche di conoscere il mondo, per cui mi risulta spontaneo farle una domanda che può rappresentare anche una dolente nota, ma lei ritiene che il successo artistico, professionale debba necessariamente maturare emigrando dalla Sicilia?
Assolutamente no. Sono tanti i talenti siciliani che scelgono di emigrare appunto per farsi conoscere, ma penso che rimanendo nella propria terra è anche possibile, diciamo, non soltanto valorizzare intanto la propria terra, quindi in questo caso la Sicilia, ma soprattutto riuscire a mettersi in mostra tramite oggi le varie tecnologie, quindi il web, partecipando a concorsi vari, facendo appunto le interviste, perché farsi conoscere oggi è importante, ma soprattutto per le qualità che si posseggono. E credo che non per forza bisogna appunto lasciare la propria terra. Certo, girare il mondo, girare magari conoscere delle nuove realtà, sicuramente sì, perché potrebbe portare a fare delle esperienze, conoscere delle persone che potrebbero effettivamente aprire dei nuovi modi, delle nuove strade, ma credo che si possa anche rimanere, ecco, nella propria terra, nella propria città, perché no, per riuscire anche ad affermarsi e, se ci dovesse essere l'occasione, spiccare il volo, però poi tornare sempre. Ecco, io ritengo che sia importante ritornare. Io faccio una sorta di campagna di sensibilizzazione, giusto viaggiare, giusto arricchire il proprio bagaglio culturale, la propria personalità sotto tutti i punti di vista, ma è anche giusto ritornare nella terra d'origine proprio per cercare di cambiare anche certi stereotipi e fare in modo che il futuro sia nelle mani dei giovani. Perché loro saranno poi artefici del domani. È importante anche conoscere le lingue oggi, quindi Sicuramente, anche se potrebbe si rimane nella propria terra, ma proprio in base al processo di globalizzazione esistente in atto da un ventennio a questa parte, senza ombra di dubbio, le lingue rappresentano anche un punto di riferimento non solo per la dimensione regionale, ma anche in un'ottica di cosmopolitismo. E torniamo al mondo dell'arte, che è il mondo che sicuramente la vede come protagonista. E, dovendo nel prossimo futuro operare una scelta tra moda, teatro, cinema, per quale in particolare opterebbe puntando la sua attenzione? Allora, è una domanda a bruciapelo questa, La devo fare. difficile, sì, però sicuramente anche alla luce degli studi che sto facendo mi piacerebbe continuare con il campo della presentazione. Perché mi piace stare a contatto con il pubblico, mi piace anche sentire il calore, così come ho notato la differenza tra il teatro e il cinema. Al teatro non si può ripetere la scena, si fa quella volta e basta, quindi bisogna essere pronti ad affrontare l'imprevisto. E penso che questo potrebbe essere un buon modo per, diciamo, mettersi alla prova ogni giorno, quindi sempre per nuovi spettacoli, anche perché presento talent, per ora ho presentato anche delle sfilate di moda, ma perché no, in futuro potrei cimentarmi nella presentazione di altri tipi di spettacoli. E quindi mi piacerebbe continuare su questa strada, anche perché ritengo che metta veramente in luce quelle che sono le mie doti, e poi soprattutto perché mi diverto, mi sento a mio agio, mi sento viva, allora perché no? Avremo una Laura Pulicetto in versione Anchorwoman, perciò una trascinatrice mediatica di eventi. Noi ringraziamo Laura Pulicetto per il suo apporto costruttivo e per la sua grande carriera, che Grazie sicuramente sta brillando e non mancherà di brillare nelle prossime annate, lasciando un segno molto evidente di sé. Grazie e buona serata a tutti. a lei.